Bene, ci siamo, questo è il penultimo episodio di Cassette Business, benvenuti in questo nuovo appuntamento. Dunque, vediamo un po' un attimino il diario delle missioni per capire dove andare a svolgere il rituale che ci consentirà di attraversare l'ultima stazione. Vicino al mare? Ah, l'acquitrino. Inoltre farò anche una missione molto importante che servirà a sbloccare il dopo storia. Un po' sarà interessante capire cosa fare, ma soprattutto un tronco. Ah, eccolo, questo non serviva. Devo fare 3 salti con piede leggero? Sì, effettivamente era qui. E questa cosa è diversa per ogni giocatore, l'azione da compiere. Ad esempio io potevo farlo anche dall'inizio del gioco, venire qua a fare 3 salti e si apriva subito lo specchio. Comunque attraversiamolo, dai. Vediamo un po' dove ci porta. Dove siamo adesso? Quanta nebbia. Immagino che si possa solo andare avanti, Link. No, si può andare anche indietro, Kaylee. Perché devi dire le bugie? Ma comunque, stazione di Knightsbridge. Quella è la luna, immagino. Alright. Biglietti, prego, e ascolta bene le mie parole. Ok. Oh, interessante. Abbiamo 2 spade. E Magistacio che se ne sta lì e se la cilla. Questo posto è immenso. Se la porta che cerchiamo esiste, è senz'altro qui. Meglio guardarci intorno. La porta che cerchiamo mi sembra che sia questa da superare per sconfiggere poi l'ultimo arcangelo. Magistacio, che sei dici di questa stazione? Benvenuto a stazione di Knightsbridge. Che posso fare? Niente. Ok, penso di dover iniziare a superare queste stanze allora. Ok, qui non c'è nulla. Posso interagire con questo? No. Andiamo qui allora. Ah, abbiamo dei mostris. Oi oi. Mi dispiace, gocciolagno, ma non è con te che ho a che fare. Sì, posso fare così. Oddio, non lì c'è Reginice, che non mi vuole affrontare però. Forse sarebbe dopo affrontarli in modo di aumentare il livello, facendo la fusione magari. Così è più facile affrontarli. Ok, veniamo qua. Ah, certo. Certo, ora ricordo. Allora, questa gira e non l'ho fatta così la prima volta, devo ammettere. Ah, ok. Non l'ho fatta così la prima volta, devo ammettere. Decollo. Ah, per decollo. Ma che cos'era poi decollo? Oh, cielo, che paura. Sì, bisogna affrontare anche Renice. Ok, bisogna affrontare anche i mostri per andare avanti, prendere le chiavi che ci apriranno poi le porte finali. Fusilli alle pere, perché se no non lo sconfiggo più questo senza fusione. Oddio, in realtà non è proprio necessario fare subito la fusione. Mettiamo il muro d'aria intanto. Pim pum pam, colpisce tutta la squadra. Muro d'aria però con ecolocazione, posso farla entrambi. Perfetto. E carbonella, così lo bustioniamo e poi possiamo fonderci. Certo, però mi leva... No, un muro me lo... Ah, ecco, il muro si fonde. Beh, infatti dico, ma che sta succedendo? Me l'ha tolto. Vado con colpo, voglio fare potere fusione. Gambetto, ma perché? Allora guarda, io ti faccio solo colpo e mi tengo il muro se non me lo distruggi. Ti faccio solo colpo fino a che non finisce il gambetto. E infatti il muro rimane. Anzi, me lo posso anche rimettere volendo. Ma fammi danni, non mi interessa. Questa partita, questa sfida proprio è stata un disastro totale. Ah, non ho ecolocazione però. L'attivo. Così posso fare potere fusione su entrambi. Eccolo qua, spada di pietra. Una godura. Ah, è finita. Sì, dammi tutto. A posto.
Una goduria unica è stata. Si sono aumentati di un livello i personaggi perché gli ho dato un nuovo livello. Che troviamo qui? Pietra chiave azzurra. Ok, mi piace. Ah, ghiacciolagno, ciao. Ghiacciolagno, però con te non ho alcun affare da compiere, dicevo. E mi hai fatto cascare per ripicca? Cattivo. Ok, saliamo qui. Oppla. Ok, ci siamo. Possiamo andare di qua ora. Dunque, dato che una chiave è stata presa, penso di poterla mettere qui. Oia. E invece di qua ci va quella rossa, immagino. No, un'altra chiave per azzurra. Ah, che strano. Allora, vediamo un po' cosa abbiamo di qua. Invece, altre ghiacciolagno, altra regge. Mi sbatto tutto intorno. Ok. Ah, devo venire qui. Non basta salirci sopra, ci vuole proprio il magnete. Mi toccherà trovarlo e portarlo in tu. Wow, ok. Allora, ghiacciolagno. Allora, ghiacciolagno. Ma è fontessa. Allora, prendiamoci questo e portiamolo qui, per esempio. Ok, e questo è fatto. Poi lo portiamo sempre di qua. No, amico mio, lasciami stare, ti ringrazio se mi lasci stare. Oh, fregato. E ora, questo che fa così, eccolo qui. Oh, Kaylee, ok, si è attivato comunque, possiamo andare. Non credo mi serva, non ho visto. Gioco? Che succede, gioco? Devo saltare proprio al pelo? Eccolo, dai, non mi fa cascare. Si blocca quando poi atterra. E ok, e che cosa abbiamo qui? È una bara questa. Link, perché è così grande? Morgante. Mordred, figlio mio, verrà fatta giustizia contro il Re in Rosso. Presto. Forse era solo un ricordo. Stai bene? Per un attimo sembravi stranito. È una bara questa. E ad oggi non sappiamo a che cosa serva se non a far provare a Morgana risentimento contro Aleph, che probabilmente ha ucciso il figlio, Mordred. Morgante, non Morgana. Però è chiaro, no? Riprende molto il ciclo arturiano questa storia di Castle Beasts, perché, beh, i produttori sono inglesi. Let's go! Ho cambiato, ho messo in granario davanti, giusto per, insomma, diversificare un po' e far salire a più stelline possibili i mostri, che poi anche il massimo è 5 stelle. Una volta che prendete la sesta e la settima, continuano comunque a ricevere mosse e sticker nuovi. Quindi è importante farli salire. Non so fino a quando si possano far salire, perché poi a un certo punto non possono imparare tutte quante le mosse del gioco, ovviamente. Però, finché tanto che vai, è importante farlo. Vescica potrebbe scottare, ustionare, dato che sono di acciaio, sono corro. Allora, guarda, ti sputo ancora, perché ovviamente posso fare solo quello in attesa che si carichi al massimo la barra dei punti abilità, per farti il colpo della fusione, il potere. Due piatracannati, e io non mi ricarico tanto. Sì, va bene, hai anche scocciato. Allora, mi curo dall'ustione. Tanto ora lui non può attaccare se riesco a mandarlo giù. Pugno del tornado! Non lo mando giù. Però ho il muro. Agganciato! Potrei fare un attacco che non ha una buona precisione, ma non ne ho con loro, vero? Faccio ancora muro d'aria. Me lo ricarico il muro. Voglio fare ingranaggi rasoi. Certo, se fa tracanna a benzina, però non è che mi aiuta. Potrei fare un'altra volta potere fusione, ma voglio fare ingranaggi rasoi. Lo so, potrei non colpirlo quattro volte e quindi fare 200 come il potere fusione. Però non serve. Eh no, ha fatto molti più danni invece. Perché di base potere fusione a 200, però poi il danno effettivo qual è? Allora, siccome sono molto cattivo, mi bevo un caffè e latte. Sì.
caffè in latta, non caffè in latte. Così ora mi carico anche di 4 punti abilità. Incenerisci che mi rimette la folata di vento, grazie. Bene, sono protettora fontessa nel caso. Usiamo il potere fusione. Colpisce entrambi. Ok, fontessa forse va da KO perché è un po' debolina di difesa rispetto a Smog Magog. Eh sì, tanto c'ho la folata di vento, amico mio, che mi protegge. Grande. Oddio quanti danni. Sarebbe il caso di andarsi a curare, eh? Sì, vado a curarmi e poi nel prossimo episodio, battaglia finale. Grazie. Quindi Mordred sta lì e non sappiamo altro. Non c'è. Io pensavo fosse tipo, sai, no? Come Pokémon mette leggendari. Anche questi hanno messo un mostro leggendario. No. Ci sono, ma non è questo. Ok, mettiamola qui. E si apre la porta. Il cancello. Non è una porta, ovviamente. Magistacio, fammi viaggiare, per favore. Bene, ora che ci siamo, posso anche andare a fare l'altra missione di cui vi ho detto a inizio video. Furto di rifornimenti. Questa è una missione che andrà avanti più volte. Dovremmo farla 3 volte, se non erro. Ma comunque, andiamo qua, andiamo alla Titania. E guarda come trema lì sotto perché il testo deve scorrere avanti e indietro. Però, siccome lo spazio in realtà è buono per il testo, ci sta tutto. Dovevano stare un pochino più attenti i programmatori. Ma comunque non importa. Eccolo qua. Hello? Ranger! Ranger, sei qui per fermarmi, eh? È il mio lavoro. Fine! E va bene, se vuoi affrontarmi, combatti uno contro uno. Solo i codardi si affidano agli altri. Non preoccuparti, Link, mi prendo una pausa. Puoi eliminare questo tizio senza di me. Eliminare! Wow! Ah, livello 48? Sei sicuro? Ok, poi carne vaspide, cioè, non è che neanche la remasterizzazione. Aio! Che dolore! Ha fatto male davvero? Due. Fammi i 3 colpetti su. Potevi farlo, eh. Ah sì, attacco a distanza e attacco in mischia. Guarda, ora ecco l'ultimo. Proprio. Mordimi, sì, mangia un bel pezzo di ferro. Fa bene il ferro. Patetico, esatto, bravo. È quello che sei, patetico. Ah, te la cavi bene per essere così codardo. Ma non mi prenderai, sono già sparito. Correva piuttosto veloce. Sono sicuro che lo prenderemo la prossima volta, Link. Ecco, qui in municipio la bacheca l'ho completata. C'erano da combattere le fusioni, da portare degli strumenti e da recuperare degli strumenti. Quindi, ora che la bacheca è vuota e che ho riempito la barra della fusione, dei materiali fusione per qualche ragione, facciamo rapporto a Yante. Ok, ora che sei un capitano posso dirti perché raccogliamo tutto questo materiale fuso. Hai notato che le fusioni fuori controllo sono sempre più numerose in tutta la nuova Viral? Sì, l'ho già visto in passato, anche perché ho dovuto affrontarle per questa missione. Immaginavo, quindi saprei che sono molto più forti dei soliti mostri che si trovano su nuova Viral. Non è sempre stato così, fino a pochi anni fa le fusioni erano un'anomalia. Non sappiamo da dove arrivano né perché. Il mio timore è che se il tasso di incidenza continuerà a crescere, tra qualche anno Harbour Town ne sarà invasa. Non voglio creare panico, quindi tienilo per te. Ma c'è speranza! Il materiale fuso che ne ricaviamo emette una lieve radiazione. Non abbastanza da essere dannosa, ma se raccogliamo abbastanza materiale fuso potremmo costruire dei dispositivi per monitorare e rilevare le fusioni fuori controllo. Forse potremmo perfino scoprire da dove provengono e fermarne la diffusione. Sarebbe bello. Comunque, con tutto il materiale fuso che ha raccolto, posso ordinare a Capitano Lodestein di installare un radar di fusioni su alcuni dei tralicci magnetici dell'isola. Nel frattempo, prendi questo prototipo. Questo è molto utile per trovare le fusioni che vengono segnalate sulla mappa, andarle a sfidare e ottenere quindi materiale fuso. Ti mostrerà dove trovare le fusioni fuori controllo. Quante ce ne sono al momento? Oh, questa ci andiamo subito a farcela, va? Questa versione del radar di fusioni non penetra molto in profondità nel terreno e non è affidabile al 100%, ma sono certa che ne farei buon uso. E anche le versioni future saranno imprecise perché non ce ne sono. Ecco, ora invece non possiamo fare altro perché dobbiamo effettivamente terminare il gioco. Però,
Io la fusione me la andrei a fare quella qua vicino, eh. Eccola qua, affrontiamola. Inoltre ci sono anche fusioni sciame e ci sono molti più mostri da sfidare, quindi in successione. Wow, fino a qua Yukion si è spinta. Wow. E inoltre le fusioni sciame sono molto utili per trovare dei bootleg. Se usate un oggetto che si sblocca una volta finita la storia, sarà molto più semplice trovarlo. Ci sono anche dei tutorial su YouTube su come trovare questi bootleg più facilmente nelle fusioni sciame, però per pura casualità potreste trovare nelle fusioni sciame sempre dei bootleg anche senza usare questo oggetto specifico, che poi costa 50 materiali fusi. Quindi, insomma, non è proprio una cosa facile, vai lì, lo compri e ci sei, no. Devi farmare 50 pezzi di materiale e poi puoi prenderlo. Ad ogni modo, direi che per questo video è tutto. Nel prossimo terminerò effettivamente la storia principale e proseguirò poi con il postgame. In descrizione, come sempre, vi ricordo che trovate tutti quanti i link utili per seguirmi dove vi pare e ci vediamo alla prossima. Ciao!